Natale 2014, gennaio 2015 sono delle novità importanti che l'amministrazione comunale insieme a Confesercenti e la Federazione Italiana Sport su Ghiaccio e i commercianti, in particolare i commercianti di Michelino, hanno promosso all'interno delle feste natalizie. Sono novità molto importanti perché abbiamo, come ogni anno questo sì, le luminarie sui principali assi commerciali della città, ma quest'anno abbiamo due grosse novità che sono le casette di Natale, quindi con il villaggio di Babbo Natale, e una pista da ghiaccio al coperto di circa 300 metri quadri. Ma l'obiettivo per i prossimi anni e nei prossimi 5 anni è quello di arrivare allo stesso livello di alcune città che hanno una tradizione natalizia decisamente più avanzata della nostra. Allora, l'obiettivo di questo Natale è un punto di partenza, è un punto di avvio per diventare un punto di riferimento, almeno sul livello regionale, sui festeggiamenti di Natale, sui banchetti e quindi sulle isole dedicate al periodo natalizio, che deve essere un periodo di speranza, di festa e di divertimento. Le principali novità del Natale di quest'anno sono sicuramente il villaggio di Babbo Natale, caratterizzato dai mercatini di Natale, e la pista di pattinaggio. Una novità che quest'anno appunto abbiamo potuto realizzare è un bel complesso dove hanno aderito anche molto, in maniera molto positiva, i commercianti. E durerà all'incirca un mese. Abbiamo cercato di soddisfare con le chiusure di via tutte le vie principali, in modo tale da che tutti i commercianti, anche quelli che hanno appunto il commercio in sede fissa in vie limitrofe, fossero agevolati come gli altri. E diciamo che questo è un punto di partenza dell'amministrazione per elevare appunto la qualità delle feste a Michelino e i prodotti che vengono esposti, quindi alzarli, elevarli ancora di più. E ci auguriamo, appunto, l'amministrazione si pone come obiettivo per questi 5 anni di riuscire a realizzare una vera e propria sagra come fanno le altre città, perché Michelino ha tutte le possibilità a tutti gli aspetti, quindi